Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Darabashe catarabasso. Gloria al Señor. Grazie Padre. Oh Spirito mio. Amen. Ogni giorno te. Alleluia. Lavaci, lavaci. Sono qui Signore. Trasformami come vuoi tu. Alleluia. Cambia i miei pensieri con i tuoi. Prendi la mia vita e fammi quel che vuoi. Alleluia. Voglio incontrarti, santo, santo, santo. E mai più separarmi dal tuo amor. Cambia i miei piani con i tuoi. Prendi la mia vita e fammi quel che vuoi. Voglio incontrarti. Prendi i nostri cuori, Signore. Mai più separarmi dal tuo amor. In questo momento, Gesù. Illumina i nostri cuori, Padre. Lavaci da ogni contaminazione, da ogni peccato, con il sangue di Gesù. Alleluia. Vogliamo la tua morte. Signore, vogliamo la tua presenza. Solamente con le mie forze, alleluia, con te io andrò. Gloria al Signore, alleluia. Al di là dei miei limiti, illumina i nostri cuori, le tue braccia voglio stare. Ogni giorno te amare, illumina il Signore. Abbiamo bisogno di te. Trasformami come vuoi tu. Trasformami. Cambia i miei pensieri con i tuoi. Prendi la mia vita e fanne quel che vuoi. Voglio incontrarti. Alleluia. E mai più separarmi dal tuo amore. Cambia i miei piani con i tuoi. Prendi la mia vita e fanne quel che vuoi. Voglio incontrarti. Separarmi dal tuo amore. Alleluia. Gesù. Ti adoriamo, Signore. Guida questa riunione. Guida i nostri cuori. Illumina la nostra anima. Dal tuo amor, Gesù. Con la tua presenza, Signore. Alleluia. Poiché i tuoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. Signore, metti i tuoi pensieri nei nostri cuori, nella nostra anima, affinché possiamo essere guidati pienamente da te. Alleluia, mediante il tuo Santo Spirito, ancora in questa giornata, alleluia, e possiamo essere, Padre Celeste, edificati. Signore, siamo qui riuniti in un solo nome, il nome di Gesù Cristo, il tuo figliuolo. Siamo qui, Signore, nel nome di Gesù, per renderti gloria, lode, onore, ringraziamento, maestà. Siamo qui perché vogliamo, Signore, essere ancora toccati, rinnovati, riempiti dalla tua presenza. Ti chiediamo perdono, Signore, per le nostre mancanze, per i nostri difetti, per i nostri peccati, Signore, perché la carne è debole. Ma noi ti chiediamo ancora, lavaci e purificaci. Togli via da noi ogni peso, ogni contrasto, ogni forma di male, Signore, di malvagità nel nome di Gesù Cristo, e purifica, illumina, trasforma la nostra vita come vuoi tu, Signore, come vuoi tu, Signore, modellaci come vuoi tu, Signore. Ancora in questo momento, Padre, riversa il tuo Spirito Santo su di noi, sulla fratellanza, su ogni vita che ascolta la tua parola, Signore, in Italia, in Europa, Signore, in America, Signore, in Sud America, in ogni luogo, Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo, riscalda i nostri cuori. Alleluia, con la fiamma dello Spirito Santo. Oh, remeida kamashia, perché abbiamo bisogno di quel fuoco. Oh, alleluia.
Abbiamo bisogno del fuoco, alleluia, dell'unzione. Invochiamo il Signore, alleluia, cerchiamo la sua faccia, la sua forza. Chiediamo a Lui di riempirci con la vera fede, con lo Spirito Santo, alleluia. Sì, Signore. Ci sono stati momenti che dentro me, gloria al Signore, la fede veniva meno nel mio alleluia, Gesù. È lì che volevo essere un forte soldato, la vittoria conquistare, alleluia. Sì, come te, guarda Gesù, vedere fino alla morte della croce, alleluia. Dove tu vincere, guardiamo a Cristo, alleluia. Sì, io vorrei, alleluia, camminare e vivere come te, perché un giorno incontrarti io vorrei. Camminiamo nella via del Signore, fortifichiamoci nel Signore, come un soldato voglio vincere, alleluia. La battaglia che io incontrerò, Ramai Sheka Daramai Sono, in certo ferite del alleluia, nel sangue di Gesù abbiamo la vittoria, alleluia, la potenza, alleluia. Tu sarai pronto a potermi guarire, sì Signore, guarisci, rinnova, perché confido in te, Signore, alleluia. Io non temerò, perché in te confiderò, alleluia. La masseca, la lasciata, la irra, la senta, la marasciaia, la macchia. Dai forza ai tuoi figli, alleluia. Ci sono stati momenti che dentro di me la fede veniva meno nel mio cammino. È lì che volevo essere un forte soldato, la vittoria a conquistare. Amen. Sì, come te, vedere fino alla morte della croce, dove tu mi insegnavi a vincere. Grazie Gesù che tu hai vinto su quella croce, alleluia. Sì, sì, come un re, camminare e vivere come te, perché un giorno incontrarti io. Come un soldato voglio vincere. Diglielo al Signore, dammi la vittoria, dammi la forza, alleluia. La battaglia che io incontrerò, guardiamo al Signore, alleluia. Di certo ferite dentro io porterò, alleluia. Sì Signore, abbiamo la vittoria, ma tu sarai pronto a potermi guarire. Gesù ci guarisce, Gesù ci rinnova, ci libera, ci rialza, alleluia. Che confiderò in te, Signore. Guardiamo il Signore in questo momento. Io non temerò. Alziamo le nostre mani al cielo. Confiderò. Alza le tue mani al cielo, alleluia. La maica, la mascia, la macana. La ramata, la mascia, la macana, la madere, becchere, mescea. Arrivata la bascere me che da la bascia, oh rica la bascui da marascei, le canta la bascere me che da la remescia, manda la basciaia chima, padre della gloria, manda la pioggia, l'unzione, la virtù, la potenza, alleluia, in Gesù, oh gloria, alleluia. Io so che sei, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Alleluia, rialzati chiesa. Se cammino alla basceca nel fuoco, la basceca da la bassoto rovo, che mano mi brucia, alleluia. Scere me che dalla la bascia nella valle dell'ombra, rocco toro moise. Grazie Gesù.
nulla temerò, solo non so, solo non so. Tu sei la mia guida, non mi lasci mai, solo non so. Soli, se tu sei con me, il Signore con me, tu sei la mia guida, dichiaralo, non mi lasci mai, dichiaralo, il Signore con me, alleluia, alleluia, santo, alleluia, benedetto è il nome di Gesù, alleluia, alleluia, ravviva il fuoco che in te, alleluia, gloria a Dio, voce, dai gloria a Lui in questo momento, alleluia, dagli gloria, dagli lode, dagli onore, perché Egli regna, perché Egli vive, alleluia, perché Egli è l'Eterno, oh alleluia, Egli è lo stesso di ieri, di oggi e in eterno, innalzalo, alleluia, reba samakaya terebesu. Oh, magnifichiamo il nome del Signore. Alleluia! Gloria al Signore. Non c'è niente che possa smentire. Alleluia! Ciò che il Signore ha detto. Alleluia! Guarda il Signore questa sera, questa mattina. Nei cieli. Amen. Glorifica il nome del Signore. Famiglia c'è, alleluia, fratelli che dividono il Padre e che insieme vivono in amore, alleluia, e che non legano l'uno all'altro. Grazie Padre, abbiamo bisogno di te, alleluia, ma si ricordano di quel che Dio ci ha insegnato. Poiché l'amore di Dio che ci ha uniti, alleluia, e mano nella mano, Signore, molto di più di quel che l'uomo abbia visto.
molto di più di quel che l'uomo abbia visto. Alleluia, apri gli occhi spirituali, che possa smentire ciò che il Signore ha detto. Nostro Padre che nei cieli è, come una grande famiglia ci ha uniti. Amen. Fratelli che dividono il pane e che insieme vivono in amore. Amen. Benedici i miei fratelli, Padre, riempimi della tua benedizione, della tua grazia, del tuo Spirito Santo. Alleluia, di Gesù Cristo. Ti adoriamo in questa giornata, Re di Gloria. Uniti. Alleluia, ti chiediamo, aiutaci a essere più uniti con i fratelli e le sorelle in Cristo. Noi vinceremo. Amen. Vinceremo con Gesù. Vinceremo. Alleluia. Fratelli. Da ogni lingua, da ogni tribù, alleluia, uniamoci in questo momento, gloria a Dio, nello Spirito di Dio, nella fede, nella preghiera, e potremo vedere, gloria a Dio, una grande opera del Signore, alleluia, nelle nostre vite, alleluia, perché il Signore dice, Chiesa di Gesù Cristo, alleluia, se due o tre di voi si accordano sulla terra, qualunque cosa chiederemo, alleluia, al Padre, Egli ce la concederà, amen, Egli la farà. E noi in questo momento, gloria a Dio, anche se ci troviamo in luoghi diversi, umanamente siamo distanti, fratelli, vogliamo unirci, amen, alleluia, vogliamo accordarci, amen, in un atto di fede, alleluia, poiché senza la fede è impossibile piacere a Dio. Amen. Senza la fede non si può ricevere cosa alcuna. Ma noi in questo momento vogliamo unirci come un atto di fede. Amen. Quanti dicono amen? Quanti amen. Si vogliono accordare a noi nella preghiera? Amen. E vogliamo innalzare un clamore.
Vogliamo elevare una preghiera, alleluia, ma prima di tutto un ringraziamento. Ora bakai da varashara makaya. Ora botekere vessuri kanda la bascia. Vogliamo innalzare una preghiera di fede. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Egli conosce il tuo bisogno, sorella. Egli conosce la tua prova, fratello. Forse la malattia, la difficoltà che stai passando, ma ti vogliamo dire, il Signore conosce tutto. E in questo momento, alleluia, ci vogliamo unire nel nome di Gesù Cristo, nello spirito del Signore, vogliamo elevare una preghiera, un clamore di fede. E ogni cosa sarà possibile. Amen, per chi crede, alleluia. Quanti dicono amen? Amen. Amen, alleluia. Ogni cosa è possibile a chi crede. Tu puoi essere liberato da quel peso, da quel dolore, da quella tristezza, forse da quella depressione, da quell'angoscia, da quella paura, da quel legame, da quella malattia. Tu puoi essere liberato. Alleluia. Metti il tuo cuore in questo momento nella presenza del Signore. Metti la tua anima nelle mani del Signore. Alleluia. Presenta la tua vita nelle mani del Re di Gloria. In questo momento eleva un clamore di fede insieme a noi. Siamo uniti, fratelli. Amen. Siamo uniti nello Spirito. Alleluia. Lo Spirito Santo si sta muovendo in mezzo a noi. Lo Spirito del Signore sta operando in mezzo a noi. Credilo. Credilo e tu vedrai la gloria di Dio, alleluia. Vogliamo alzare le nostre mani al cielo in questo momento, amen, in segno di fede. Vogliamo alzare, alleluia, il nostro cuore verso il cielo. Vogliamo elevare la nostra voce, vogliamo ringraziare il Signore prima di tutto. Padre, siamo qui davanti a te, Signore della gloria, Re dei re, Padre. Nel nome di Gesù Cristo siamo qui, uniti come un solo popolo, come un solo uomo. Alleluia, nello spirito, nella fede. Alleluia, nella tua presenza, che è qui e anche lì dove si trovano i miei fratelli, le mie sorelle, perché tu sei il Dio onnipresente. Tu sei il Dio, alleluia, che opera meraviglie in ogni angolo della terra. Signore, noi ti invochiamo in questo momento, ti ringraziamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Signore, cacciamo via ogni pensiero che non viene da te, via ogni dubbio, ogni pensiero negativo, carnale, malvagio, vada via nel nome di Gesù Cristo. Prendiamo autorità in questo momento e cacciamo fuori dalla nostra mente. Alleluia, ogni pensiero carnale vada via nel nome di Gesù Cristo, ogni pensiero contrario, ogni pensiero ribelle vada via nel nome del Signore. Padre, che la tua unzione, che la tua presenza scenda come una pioggia dal cielo, come una pioggia abbondante, come una nuvola di gloria, Signore, come un vento impetuoso. Alleluia, come il giorno della Pentecoste, quando i tuoi servi, i tuoi figli erano radunati nell'alto solaio ed erano uniti in una sola mente, in un solo cuore, in un solo spirito, e la tua potenza si manifestò. Signore, così anche in questo momento, alleluia, nel nome di Gesù, che la tua potenza si manifesti lì dove si trovano i miei fratelli, le mie sorelle, alleluia, la tua chiesa, nel nome di Gesù, in ogni luogo, in ogni angolo, Signore della terra, in Italia, Signore, in Italia del nord, in Italia del sud, nel centro Italia, nelle isole, in ogni luogo, alleluia, stendi la tua mano, Padre. Oh Adonai, Re di gloria, Signore dei signori, nel nome di Gesù Cristo ti chiediamo, stendi la tua mano di guarigione, di liberazione,
di conforto. Signore, rialza lo stanco, rialza l'abbattuto, rialza, Padre, colui che è scoraggiato. Intervieni, Signore, riversa quella fresca unzione, riversa quella fresca unzione. Alleluia, perché è l'unzione dello Spirito di Dio che spezza il giogo, che porta libertà. Riempi di Spirito Santo i miei fratelli, Padre. Oh, alleluia, te lo chiediamo nel nome di Gesù. In questo momento, uniti nella fede, Signore, tocca potentemente ogni cuore, liberando, Signore, ogni cuore, ogni anima dall'oppressione, dai pesi, dalle paure, Signore, nel nome potente e meraviglioso di Cristo. Alleluia, il tuo amato figliuolo, Signore, che la tua mano faccia meraviglia in questo momento, che la tua mano faccia un'opera grande. Oh, perché la tua mano non sia accorciata, stendi la tua mano per liberare, per fortificare, per guarire, Signore. Se c'è qualche malattia, qualche infermo, qualcuno che soffriva nel dolore fisico, Padre, che quel dolore vada via nel nome di Gesù. Via quella malattia nel nome di Gesù. Che ogni malattia vada via da quei corpi. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Invoca il Signore, invoca il nome di Gesù. Abbi fede, ricevi per fede. Alleluia, nel nome di Gesù, Padre, ci umiliamo, benedici tutti i fratelli, tutti i tuoi servi, ungi i tuoi servi, ungi ogni ministro, ogni predicatore, ogni tuo vero servo, Signore, che diffonde la parola, Signore, alleluia, alleluia, anche qui su internet, Signore, perché ci sono anche altri cari servi, altri fratelli, altri figli tuoi che stanno predicando in questo momento. Oh, Signore, su internet, ungili, fai meraviglie, prodigi, fai opere potenti, alleluia, nel nome di Gesù, libera gli infermi, alleluia, risana i cuori rotti, ricostruisci le famiglie travagliate, i matrimoni distrutti, Signore, nel nome di Gesù Cristo, che ogni demone vada via dalle nostre case, dai nostri parenti che ancora non ti conoscono. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ti presentiamo i nostri familiari, Padre, i nostri parenti che ancora non ti conoscono. Ti presentiamo ogni richiesta, Padre, per fede, ogni supplica, ogni bisogno dei miei fratelli, delle mie sorelle, delle loro famiglie, i loro parenti, i loro mariti, le loro mogli, i loro figli, le loro figli, i loro familiari, Padre. Intervieni con la potenza che scende dall'alto, converti i cuori duri, converti i cuori di pietra, spezza le catene, spezza i lacci del peccato, Padre. Oh, noi crediamo, dichiariamo liberazione, guarigione nel nome meraviglioso di Gesù. Alleluia, il figliuolo di Dio. Oh, Ramarakai, Daramasharabakai. Nel nome di Gesù, il figlio di Dio, dichiariamo liberazione nella tua vita, nella tua casa, nella nostra vita. Oh, alleluia, perché tutti noi, fratelli, non importa quanti anni di fede abbiamo, quante esperienze, ma ogni giorno abbiamo bisogno di una liberazione. Padre, liberaci da ogni male, nel nome di Gesù Cristo. Io gioisco quando penso a aver fatto un amore per me. Grazie, Padre, per il tuo amore, Gesù. Ti han tradito con un bacio, che hai mostrato, che ha ferito ed umiliato. Alla croce hai dato il tuo sangue per noi, alleluia. E a volte piango quando penso a quel che hai fatto, un amore per me. Alleluia. Sei andato sulla croce, non ti sei tirato indietro. Amen, grazie Gesù, che amore è. Quello che tu hai per me,
tu hai per me, mediante quel grande amore noi siamo salvati, mediante quel grande amore siamo liberati e possiamo essere guariti, perché per le sue lividure noi abbiamo ricevuto la guarigione. Alleluia. Io gioisco quando penso a quel che hai fatto con amore per me. Ti han tradito con un bacio, ti han ferito ed umiliato. Oh, gloria al Signore. E a volte piango quando penso a quel che hai fatto con amore per me. Sei andato sulla croce, non ti sei dato indietro. Grazie Gesù, che l'amore è. L'amore è. Arrendiamo i nostri cuori, quello che tu. Arrendiamo i nostri cuori, quello che tu hai per me. Lasciamo la nostra vita nelle mani del Signore. L'amore di Dio, quello che tu hai per me. Amore grande, l'amore è. Alleluia, che amore è. Quello che tu, sì Signore, quello che tu hai per me. Che amore è. L'amore è. L'amore di Cristo ci riempie, ci trasforma. Tu, alleluia, l'amore. Quello che tu. Amen, alleluia. Che amore è. Grazie per il grande amore di Gesù Cristo. Padre, mediante quel grande amore noi siamo qui ancora in questo momento. Mediante quel grande amore, Signore, noi siamo salvati, noi siamo, alleluia, considerati figli tuoi. Oh, alleluia, il grande amore di Gesù Cristo. Oh, Padre, grazie per il grande amore di Cristo che ha fatto di noi delle nuove creature, degli uomini nuovi, delle persone nuove, alleluia. Grazie per il grande amore di Cristo, Padre. Grazie, grazie, vogliamo guardare solo te, vivere in contatto con te che sei l'Alfa e l'Omega, colui che ha vinto, colui che regna, alleluia, Signore riempie di cuore e cuore in questo momento, alleluia, ti adoro Gesù, alleluia. Gloria, 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 gloria. Alleluia. Egli fu. Amen. Colui che si sacrificò per il mondo intero. Grazie Cristo. Bastò la prima di un fedele per muovere la terra e il cielo. Entrò nella storia dell'umanità. Un capitolo a parte. Sì, egli è il principio e la fine, egli è la pietra angolare, l'unico amico vero, l'Alfa e l'Omega. Invoca, invoca il nome del Signore. Per pagare il prezzo del mio peccato, fu tradito, maltrattato e crocifisso. Signore, Signore, spogliato di gloria in un corpo mortale, era mio immortale la sua gloria, anche la luce naturale. I suoi occhi di fuoco consumavano il mare, e sulla croce sta scritto che egli era il re, il Signore dei Signori. Adorate l'agnello di Dio, esaltate l'agnello di Dio, e di solo degno di togliere i sigilli dai libri, o Spirito Santo fai ardere in me la presenza di Gesù, tu re di Davide, santo e benedetto, giusto e fedele.
suo amore c'è, il mistero di Dio è straordinario, ogni mera difetti, imbattibile, invincibile, incomparabile, egli è Gesù, la luce del mondo, la stella del mattino, e il glorificalo, perché il suo amore grande, quel grande amore, lo ha spinto ad andare sulla croce, lui che non aveva mai peccato, lui che era giusto, santo, innocente, quel grande amore lo portò a sacrificarsi per noi, alleluia, e mediante quel sacrificio noi abbiamo la vittoria, alleluia, noi abbiamo la redenzione, la liberazione, la guarigione, alleluia, ricevi ogni bene, ricevi ogni grazia, riceviamo da Lui, diglielo, diciamoglielo insieme, io ricevo Padre, io ricevo Signore, ogni bene, per fede io ricevo la guarigione, io ricevo la guarigione nel nome di Gesù nel mio corpo. Io dichiaro per fede nel nome di Gesù Cristo che sono guarito, sono benedetto dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Io ricevo ogni bene, ogni benedizione nel nome del Signore per la mia casa, per la mia famiglia. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Padre, grazie per il sangue di Cristo che ci lava, che ci copre, che ci purifica da ogni peccato. Padre, Dio mio, grazie, perché in te sono la nuova creatura e posso vivere nella fede, nella vera fede, Signore, che la tua parola ci insegna. Nel nome di Gesù Cristo, grazie per la salvezza, per la pace, per la gioia, per la vittoria. Nel nome di Gesù, Padre, che ogni cuore sia ristorato in questo momento, che ogni vita sia rinnovata in questo momento, che ci siano miracoli, Signore, nella vita di coloro che ti stanno invocando e, Signore, coloro che ti stanno cercando, che si stanno umiliando davanti a te, che ci siano, Signore, delle opere potenti in favore di coloro che credono, Signore, nel nome di Gesù, che ogni cuore sia riempito di Spirito Santo in questo momento e che ognuno possa vedere la tua gloria, possa essere un vero adoratore in spirito e in verità. Alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Cristo, Padre, ancora in questo momento parlaci. Guida tu la parola, la riflessione, il messaggio, che sia un messaggio che procede da te, che viene dall'alto, che viene dal cielo, Signore, una parola unta di Spirito Santo. Signore, parla, i nostri cuori, i tuoi servi ascoltano, perché noi siamo piccoli, noi siamo fragili, noi siamo servi inutili, abbiamo bisogno della tua guida e della tua presenza. Nel nome di Gesù, che la tua parola penetri in ogni cuore, che faccia effetto nella nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo, il figliuolo di Dio,
il benedetto in eterno. Nel nome di Gesù abbiamo ricevuto e diamo gloria al Signore. Gloria al Signore, alleluia, gloria. Dai gloria al Signore, alleluia. Diglielo, diglielo al Signore, gloria a te Padre, alleluia. Non temere, non essere timido, non essere tiepido. Dai un gloria a Dio che devono tremare le finestre. Amen. Alleluia! Gloria a Dio! Alabakai andalabashai! Ore che terebe sia! Il Signore disse un giorno, se questi non mi lodano, le pietre mi loderanno. Alleluia! I farisei, i religiosi dell'epoca, erano infastiditi. Perché i discepoli gridavano troppo forte, dicevano Osanna al re di Israele, alleluia, gloria a Dio nell'alto dei cieli. E loro lodavano, fratelli, alleluia, con forza, con fervore, con passione. Amen. Ed è questo che dobbiamo fare anche noi, fratelli. La fede non cambia, l'opera di Dio non cambia. Amen. Lo spirito di Dio non cambia. Noi dobbiamo lodare Dio in ogni tempo con forza, fratelli. Alleluia! Gloria al Signore, amen. Anda la cama sia. Noi dobbiamo innalzare il nome del Signore perché Egli è degno, Egli è santo, Egli è il Salvatore, il Re di gloria, l'Onnipotente. E Lui vuole vedere una Chiesa fervente che lo loda, che lo glorifica, che lo magnifica. Alleluia, con tutto il cuore, tutta l'anima e con tutta la forza. Che il Signore ci aiuti, che il Signore vi aiuti, che il Signore mi aiuti, che il Signore sostenga le nostre vite. Amen. Dio vi benedica, amati fratelli, sorelle, vi saluto qui dal Sud America nell'amore di Cristo. Amen. Gloria a Dio. Vi racconto per la gloria del Signore che lo Spirito Santo sta operando anche qui. Passo per passo stiamo vedendo un'opera, un movimento dello Spirito Santo, di come ci sta guidando, alleluia, a evangelizzare, a proclamare l'Evangelo in luoghi particolari, cioè questa città dove ci troviamo adesso, la città di Valparaíso, qui in Cile, alleluia, sulla costa dell'Oceano Pacifico, è una città particolare perché ha tanti colli. Ci sono circa, li chiamano cerros, los cerros de Valparaíso, gloria al Signore, e questi cerros, che sono i colli, sono abitati, ci sono tante, tante case, quartieri, c'è la zona nel centro che è piana, nella pianura diciamo, e poi tutto il resto è sui colli, e sui colli dicono che ci sono più di 40 colli dove ci sono tante tante case, abitanti, e Dio ha messo nel mio cuore, pregate per me, il tempo che staremo qui ancora, non lo so, può essere una settimana, 10 giorni, 15 giorni, un mese, io non lo so, il Signore lo sa, alleluia, oh gloria, sento l'unzione di Dio, amen, alleluia, gloria al Signore, alleluia, dai gloria a Dio, alleluia, questa giornata, dai gloria al Signore, amen. Dio ha messo nel mio cuore di andare in questi colli, dove ci sono tanti quartieri, tante famiglie, tante anime che devono ascoltare la parola di Dio. Amen. Perché spesse volte le chiese evangelizzano, ma sempre nei soliti luoghi, nel centro o nei luoghi particolari. Invece in questi colli ci sono tanti quartieri. E con l'aiuto del Signore voglio andare in questi colli a predicare. Sostenetemi con le vostre preghiere nel nome di Gesù. Vi racconto per la gloria di Dio che c'è grande gioia nei cieli, alleluia, quando un'anima, un peccatore si ravvede, quando un'anima viene
illuminata, salvata, liberata. L'altro giorno, mentre eravamo qui in uno di questi colli a predicare, e c'erano tante case, sia sopra che sotto, eravamo in un luogo particolare, e per fede, alleluia, mi trovavo lì con la mia famiglia, mia moglie, le ragazze a predicare, eravamo lì a evangelizzare e predicavo, sembrava che nessuno ascoltava, ma poi piano piano, più passavano i minuti, alleluia, e vedevo delle persone che si affacciavano nelle finestre, gloria a Dio, vedevo delle donne che si affacciavano e vedevo che loro ascoltavano la parola del Signore. Amen. Parlavamo del grande amore di Cristo che morì sulla croce per noi e che noi non dobbiamo essere indifferenti, ribelli, ma ci dobbiamo umiliare per trovare la grazia di Dio. Questo era il contenuto del messaggio, alleluia, per la gloria di Dio che predicavamo. E dopo circa 10 minuti, un quarto d'ora di predicazione, all'improvviso in una casa che era lì sopra di noi, ho visto, prima che noi andavamo via avevamo messo delle lodi, e vedo delle persone che ci fanno dei cenni, ci chiamano e ci dicono di fermarci, di aspettare. All'improvviso da quella casa, fratelli, scende una donna, una giovane donna, una ragazza, una donna, scende con il cuore, alleluia, toccato profondamente dalla parola, dallo Spirito di Dio. E questa donna diceva in poche parole che lei voleva ritornare a Cristo. Da piccola lei era stata istruita nelle vie del Signore, i genitori la portavano ai culti, da quando lei era bambina, ma erano tanti anni che lei era lontana, ma la parola di Dio l'ha illuminata in quel giorno, è stato l'altro ieri, amen. Gloria al Signore, questa donna è scesa, ha iniziato a piangere, abbiamo pregato per lei, abbiamo sentito una grande benedizione che scendeva, lo Spirito Santo l'ha toccata, lei piangeva e invocava il Signore, e lei piangeva e diceva: Signore Gesù, ho bisogno di te, perdonami, io voglio essere una tua figlia. E lei ha reso, ha dato il suo cuore a Cristo piangendo, fratelli. E poi quando lei piangeva pregavamo che Dio la liberasse, la guarisse, togliesse ogni peso. E questa donna, quando ha aperto gli occhi, era veramente rinata, era rinnovata, era stata guarita dal Signore. Amen, alleluia, gloria a Dio. E poi la sera stessa, dopo quell'evangelizzazione, poi noi siamo andati a evangelizzare ancora un po' in altri luoghi, e dopo la sera stessa abbiamo fatto il culto a casa, qui in casa, abbiamo fatto il culto, e questa donna è venuta al culto con il suo marito. Amen, che grande gioia. E abbiamo ancora pregato per loro, abbiamo condiviso la parola insieme a loro qui, abbiamo fatto un culto, gloria a Dio, perché il Signore ci ha messo in cuore di fare dei culti qui, il tempo che staremo qui. Amen, alleluia. E gloria al Signore, sono venute queste anime, anche il marito è stato toccato, abbiamo regalato loro, gloria a Dio, delle Bibbie, perciò pregate per queste anime. Amen. Questa donna si chiama Maria, alleluia, se non sbaglio. Amen. E pregate che Dio continui l'opera potente che ha iniziato nella loro vita. E così in questi giorni diverse anime si sono avvicinate, diciamo, alla parola, hanno ascoltato la parola di Dio, gloria a Dio. Ma pregate che Dio, il tempo che staremo ancora qui, ci guidi ancora di più, ci guidi ancora di più. Amen. Io cercherò di fare dei video, delle testimonianze dove andremo nei vari colli. Amen. Ci sono più di 40 colli. Io non so se riuscirò a farli tutti, a evangelizzarli tutti, non lo so, perché non so quanto tempo
abbiamo ancora qui, però pregate, gloria a Dio, alleluia, che lo Spirito Santo ci guidi con potenza per portare questo messaggio di speranza, di amore, di salvezza a queste anime in questa terra che è stata in questo periodo travagliata per colpa di queste scosse sismiche, che hanno un po' messo in allerta il popolo, anche se qui la gente è abbastanza abituata, perché qui purtroppo è una terra sismica, non solo ora ma in passato, la gente tra virgolette abbastanza abituata, però l'altro giorno quando c'è stata quella forte scossa, cari nel Signore, noi eravamo per la strada, camminavamo, io vi posso dire che la terra, il pavimento, il marciapiede tremava, era come una gelatina, io vedevo qualcosa che non avevo mai visto in vita mia. E anche se qui i cileni, il popolo del Cile, sono abbastanza familiarizzati, per così dire, loro, ho visto tante persone che hanno avuto paura. Ho visto tante donne che si mettevano la mano nei capelli, gridavano oppure dicevano, davano delle espressioni di paura, in poche parole. Perciò è stato qualcosa di forte, e ci sono state tante scosse fin dall'inizio di questa settimana, se non sbaglio, da lunedì, oggi è domenica, lunedì scorso, e ci sono state delle continue scosse. E perciò, fratelli, dobbiamo pregare che Dio apra i cuori in questa nazione, ma come in ogni angolo della terra. Perché in ogni angolo della terra c'è bisogno di Cristo. Amen. Perciò il tempo che staremo qui vogliamo continuare a predicare l'Evangelo. Personalmente Dio mi ha messo in cuore di andare in questi colli, in diversi punti della città, da un estremo all'altro, con l'aiuto del Signore ce la farò, gloria a Dio, perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Alleluia! Ma pregate per me che ho bisogno, amen? Nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo.